Se alcuni esercizi per alcuni sono un pochettino pesanti, si possono alleggerire. Se bisogna fare, bisogna ripetere 10 volte quell'esercizio 2 volte alla settimana, se è troppo pesante, si fa 8 volte. Perché il nostro obiettivo è quello di portare ciascuno di voi il più lontano possibile e possibilmente partire, diciamo, dalla pigrizia motoria per arrivare a uno stile di vita discreto. Beh, io credo di aver, come vorremmo dire, avere impostato questa lezione. Adesso la responsabilità è tutta nel, diciamo, da Pasquale Peredda, il quale comincerà a spiegarci bene come ha fatto per spostare ciascuno di noi dalla pigrizia motoria a uno stile di vita discretamente attivo. Professor Pasquale Peredda, mi senti? Eh beh, io non mi vedo. Non ti Non mi vedi. vedete? Mi No, vedete? io non ti vedo, quindi bisogna chiedere a Paolo se c'è qualche cosa, se Paolo? c'è per esempio l'audio spento, per dire. Devi accendere la videocamera. L'audio va Ecco. bene, devi accendere la videocamera. Ecco. Dove sta? No. È sotto, in basso, a Sotto sinistra. in basso? A sinistra. Registrazione? A sinistra? Buonasera. Sì, tanto è entrato il Si attiva signore. l'audio, attiva Ecco. video, attiva Buonasera. video, Buonasera. eh? Sì, attiva video. Eccoci qua. Ti vediamo, Io eh? Bene, no. sì, Paolo. Pasquale, tu hai sentito quello che ho detto io? Certo, no, io non vi Perfetto. vedo, cioè, Allora non tu mi... io puoi andare avanti tranquillamente adesso. posso andare, non vedo la. Non mi vedo io, però. Non fa niente. Vediamo noi. Però noi vediamo te, non preoccuparti. Perché non mi vedo? Noi ti vediamo, quindi non ci sono problemi. Certo, Ho capito. Va bene, allora iniziamo. Paolo, Allora, Pasquale, certo. buonasera a tutti. Buonasera. Benvenuti a questa videoconferenza che ha lo scopo così di alimentare questo canale di comunicazione con voi che si è attivato, che io reputo molto importante. Allora, l'idea di partecipare alla chiamata di Sport e Salute tramite l'invito ad elaborare un progetto di attività motoria per gli over 65 da parte delle associazioni benemerite, quindi compresa anche l'associazione che è il soggetto principale di questa organizzazione, di questo progetto, che è il Collegio Nazionale dei Professori di Educazione Fisica e Sportiva, quindi l'associazione benemerita, intende dare una risposta positiva a questo invito e dare un contributo di idee, di proposte, di esperienze, ma soprattutto ha avuto intenzione di dare applicabilità a certi principi fondamentali sulla valorizzazione dell'attività motoria nella terza età. Per quanto riguarda la terza età, c'è da registrare un fenomeno importante, secondo me. E in pratica, alla terza età spesso sono riservati da parte delle istituzioni e dei servizi limitati, cioè servizi di tipo medicalizzato, servizi di tipo assistenziale, servizi di tipo riparativo, senza esplorare il complesso della persona, cioè senza esplorare la totalità antropologica della persona nella sua dimensione cognitiva, emotiva, socio-relazionale, corporea. Allora, che cosa succede? Succede che esiste una situazione di difficoltà, di debolezza, di fragilità nella terza età, che diciamo è naturalmente legata all'avanzare dell'età, per cui si verificano dei processi degenerativi, per quanto riguarda la funzionalità di organi e di apparati. Ma si verificano anche dei declini di tipo cognitivo,
delle situazioni di sofferenza psicologica, delle forme di depressione che si sono esaltate in questo periodo del coronavirus in modo patologico. Cioè c'è una grossa preoccupazione perché l'epidemia del coronavirus ha aggravato questa situazione di difficoltà esistenziale delle persone anziane. Allora, questa situazione epidemica è motivo di preoccupazione da parte delle istituzioni, ma da parte di tutti, per cui è necessario prestare particolare attenzione per affrontare queste situazioni di fragilità e di debolezza. L'attività motoria costituisce sicuramente uno strumento fondamentale, può essere una corazza protettiva contro l'insorgenza di alcune situazioni morbose, e diceva prima il professor Cilia, faceva accenno alle malattie cardiocircolatorie, alle malattie respiratorie, ma c'è il diabete di tipo 2, c'è l'obesità, ci sono vari tipi di cancro come quello del colon e il cancro del seno, e così via, cioè tutte situazioni patologiche che si aggravano con l'immobilità fisica, cioè il movimento è salute. Se noi priviamo l'uomo del movimento, facciamo un'operazione contro una. Questo discorso si diventa ancora più serio per quanto riguarda le persone in età avanzata. Allora, nell'interpretare questo tipo di esigenza, cioè di provvedere a trovare delle non dico delle soluzioni, ma dei progetti mirati, no? Per limitare in qualche modo certi fenomeni patologici, il CONAPEFS ha pensato di elaborare un progetto mirato che prevede vari step, varie situazioni, cioè varie fasi di realizzazione del progetto che è ancora in fase di gestione da parte di due insegnanti di educazione fisica e scienze motorie che sono particolarmente validi e qualificati. Mi riferisco al professor Simonetti e al professor Pirro, i quali abbinano la loro professionalità in campo scolastico e federale, perché allenano atleti di alto livello, alle competenze riferite all'attività motoria di base e all'attività di promozione dell'attività motoria. Allora, loro che cosa hanno fatto? Hanno, come primo step operativo, individuato le persone che potevano essere interessate alla realizzazione di questo progetto, sia il professor Pirro che il professor Simonetti. Il secondo step qual è stato? Quello di stabilire dei contatti, di creare un canale comunicativo con ognuno di loro per illustrare le caratteristiche del progetto, per illustrare per via telematica, quindi con la metodica della didattica a distanza, una serie di esercizi da eseguire. E un altro aspetto è quello valutativo del processo di apprendimento e poi la comunicazione che riguarda anche lo scambio di idee, no? Lo scambio di esperienze, le difficoltà che si incontrano, eccetera. Quindi questa comunicazione, che poteva essere una comunicazione professionale, è diventata una comunicazione anche di tipo affettivo, e questo qualifica il progetto. E in linea di massima il progetto prevede tutta una serie di attività che sono iniziate il 15 marzo e termineranno il 15 maggio. All'inizio del corso noi abbiamo predisposto
un questionario per conoscere e valutare il patrimonio motorio di ognuno, le caratteristiche, quindi tutta la storia motoria di ognuno, le esperienze maturate e quelle non maturate in campo motorio. E a questo questionario il professor Cilia, intelligentemente, ha contattato anche un medico sportivo e un nutrizionista, no? Che sono stati disponibili a collaborare e hanno lavorato pure loro per quanto riguarda, come dire, l'area di loro competenza. Hanno fatto delle domande alle quali voi avete risposto. In questo modo noi abbiamo un po' come dire, una carta d'identità di ognuno di voi e quindi seguiamo in qualche modo passo passo, ma soprattutto questo lo fanno il professor Simonetti e il professor Pirro, l'evoluzione qualitativa e quantitativa dal punto di vista motorio. Cioè, ci sono stati progressi oppure non ci sono stati progressi, i carichi di lavoro erano adeguati oppure bisogna che in qualche modo diminuire l'intensità, la frequenza, le ripetizioni. E in questo i due professori sono veramente molto bravi a personalizzare gli interventi. Allora, in pratica, questo corso, che mi pare abbia già avuto delle testimonianze di apprezzamento da parte dei corsisti, da parte dei partecipanti, si sta sviluppando, secondo me, in modo positivo. Ma perché si sta sviluppando in modo positivo? Perché è stata scelta un'attività, cioè è stato scelto un progetto che non è solo un progetto di tipo addestrativo, dove la finalità è l'esecuzione dell'esercizio. Ma è stata scelta una filosofia coinvolgente, dove i protagonisti sono i partecipanti al corso, ma soprattutto sono protagonisti non dal punto di vista soltanto dell'evoluzione, del miglioramento delle loro condizioni fisiche, delle loro performance, delle loro capacità e abilità motorie, ma sono protagonisti anche perché sicuramente queste stimolazioni serviranno a loro per cambiare in meglio il proprio stile di vita. E allora l'obiettivo fondamentale, generale, educativo, pedagogico, se vogliamo, è quello di consentire a questi amici, ormai li possiamo chiamare tali. A proposito, volevo aprire una parentesi. Il fatto che la comunicazione sia stata un fatto affettivo è riscontrabile anche dagli auguri che sono stati praticamente scambiati durante le feste natalizie e pasquali. Mi sembra un bel segnale, a prescindere da tutte le altre cose. Allora, diciamo, l'obiettivo, la finalità generale del progetto qual è? È quella di cambiare in meglio il personale stile di vita. E qua c'è tutto, voglio dire, qua c'è tutta l'educazione nel complesso, non c'è soltanto l'educazione motoria. Un altro obiettivo fondamentale che diciamo ci siamo prefissati di raggiungere è quello di prolungare l'attività, come dire, la capacità fisiologica e mentale di ognuno, cioè essere capaci di gestirsi dal punto di vista motorio, corporeo, nelle attività quotidiane in modo disinvolto, tranquillo. Cioè è importante camminare o corricchiare o fare attività, per esempio, senza andare in debito, no? Voglio dire, se uno riesce, quando cammina o quando corre, a parlare, a raccontare barzellette o a cantare con gli amici, significa che è in grado di svolgere quell'attività. Dobbiamo ritrovare questo momento di socializzazione nel dopo Covid. È necessario, perché noi adesso ci parliamo a distanza,
però sarebbe bello che questo gruppo si potesse anche vedere e così, come dire, socializzare insieme. E sarebbe questo un obiettivo da raggiungere. Allora, un altro obiettivo fondamentale è quello di contrastare o limitare l'involuzione delle capacità coordinative e condizionali. Si sa che diminuiscono le capacità coordinative, diminuisce l'equilibrio, diminuisce la capacità di assumere posture corrette e così via. E quindi attraverso un'attività motoria guidata, sistematica e continuativa, noi riusciamo sicuramente a migliorare questa condizione fisica che poi diventa una situazione di salute dinamica. Salute dinamica significa funzionamento di organi e apparati. E l'altro elemento positivo che diventa un obiettivo, anche questo è importante, e questo l'ha detto già il professor Cilia, è quello di combattere questa malattia ipocinetica, che è la malattia del secolo, cioè la malattia legata alla vita sedentaria, all'immobilità, è una vita contro natura, non può essere. E quindi l'attività motoria è un contrasto a questo stile di vita sedentario che poi produce tutta quella serie di malattie di cui abbiamo parlato prima. E parliamo di malattie di tipo fisico, no? Malattie che riguardano l'efficienza fisica, la funzionalità del fisico, ma la prevenzione è un obiettivo importante e anche per quanto riguarda l'equilibrio emotivo, cioè la prevenzione serve anche per contrastare le patologie mentali senili. Basti pensare al declino cognitivo, alla demenza senile, al morbo di Alzheimer, eccetera. Tutte malattie che chiaramente diventano... Ci sono degli studi a questo riguardo, non vi voglio affliggere con le ricerche scientifiche in questo campo, però risulta che chi fa attività motoria, diciamo, è meno soggetto al rischio di avere queste insorgenze morbose, di demenza senile, di morbo di Alzheimer, eccetera. Sono vari studi fatti in alcune università americane. E, un'altra cosa importante che attraverso l'attività motoria, io direi attraverso il gioco, e qua il discorso riguarda tutti, riguarda i bambini. Ai bambini abbiamo sottratto il gioco, che è il modo di essere dei bambini, ma il gioco è di tutti. L'attività motoria diventa un fatto ludico, un fatto gioioso. È importante sentire la voglia di fare questi esercizi in modo libero, col sorriso, insomma, no? E fare queste cose significa anche aumentare il grado di autoaccettazione e di autostima personale, cosa che si sta perdendo con questo benedetto coronavirus. La gente sta andando in depressione. E allora il problema delle istituzioni pubbliche non può essere soltanto quello di medicare o di ospedalizzare queste persone, va bene, ma deve essere anche quello di dare un contributo di tipo psicologico, pedagogico, diciamo un supporto per queste persone che soprattutto nel dopo virus avranno bisogno di essere supportate e aiutate. E tutte le agenzie che lavorano sul territorio, e agenzie formative, educative, che lavorano sul territorio possono dare un grosso contributo in questa direzione. Un altro aspetto importante, l'ultimo, è che diciamo si lega al discorso del coronavirus, è stato dimostrato che un'attività motoria sistematica, continuativa, a bassa intensità, questo è importante, o a limitata oppure a intensità moderata, provoca il potenziamento della capacità immunologica, compresa quella del contrasto al coronavirus. Quindi voglio dire, queste situazioni secondo me andrebbero approfondite e forse non vengono valutate nel giusto modo. Noi
siamo bravi a riparare i danni, ci mettiamo sempre le pezze, le cose, ma non siamo molto bravi a prevenire, no? E quindi, voglio dire, queste cose vanno approfondite, e l'istituzione pubblica, se non ce la fa, potrebbe guardarsi intorno e vedere chi ci può dare una mano. Ci sono agenzie qualificate sul territorio che possono svolgere un ruolo importante per dare un servizio, per far sentire queste persone, persone attive. Perché le persone... Pasquale, sì, scusami, sì, perché mi farebbe piacere intanto... No, ho finito. Ti ringrazio, sì, ti prego di chiudere. Faccio soltanto un'ultima riflessione, sì, che noi siamo contenti se questo progetto poi diventa un'occasione per sviluppare non solo competenze motorie, ma competenze di tipo esistenziale, no? E comportamentale, quelle che gli americani chiamano life skills, no? Che diano senso e significato e sapore alla personale qualità della vita. Che qualità della vita, che non è, come dire, un privilegio di pochi, ma è un diritto inalienabile di tutti gli uomini, e pertanto non può che coinvolgere tutte le fasi dell'esistenza umana. Grazie. Grazie, grazie, grazie professor Piredda. Conosco bene il professor Piredda, i suoi interventi hanno sempre grande spessore. C'è qualcuno del coronavirus, qualcuno degli over 65 che vogliono dire qualche cosa? Prego. Posso parlare? Sì. Prego, certo, certo. Dunque, ovviamente condivido tutte le cose che ha detto il professor Pasquale, il collega, perché anche noi, io sono un ex insegnante di educazione fisica, abbiamo come obiettivi nostri e anche da trasmettere tutti i valori che ci hai indicato. È chiaro che questo coronavirus ha bloccato proprio quell'aspetto fondamentale che è il contatto umano, di cui l'attività motoria si avvale spesso. Io per esempio sono istruttore di giochi di squadra, quindi ho avuto le gambe tagliate, ma di necessità virtù ci siamo adattati a svolgere altri tipi di attività in altri modi. Invece, per quanto riguarda il progetto, personalmente devo dire, come dissi già, accennai l'altra volta, che è venuto proprio al momento giusto, cioè nel momento in cui, come dice il professor Cilia, c'era stato un rilassamento per tanti motivi, per cui stavamo un pochettino giù moralmente soprattutto, e questo ha un po', come dire, danneggiato sia l'aspetto, la sostanza fisica, diciamo così, che quella medica, perché sono aumentati i valori di glicemia, aumentati i valori dei tricicli, io li chiamo tricicli, sono i trigliceridi, sì, sì, e così via, esatto. Però voglio dire, grazie a questa spinta abbiamo ripreso, io almeno personalmente mi sono trovato in questa situazione, abbiamo ripreso a correre, a camminare, bene, e poi a correre. Bene. Per cui ci siamo impegnati a 360 gradi a riprendere quello stile di vita che è indispensabile, proprio pure per l'età, oltre che per i tempi, no? Che sono molto tecnologici e molto... come posso dire, sedentari. Per cui pian pianino ho ripreso a fare l'attività, mi sono ovviamente avvalso dei vostri esercizi e alcune volte ho aggiunto anche qualche altra cosetta o li ho svolti di più. C'è stato subito un immediato miglioramento, già ai primi controlli, alle prime cose, ovviamente la valutazione è positiva, lo sappiamo, perché riprende la circolazione sanguigna, ricomincia a funzionare il fegato regolarmente, lo spirito soprattutto di sentirsi più sciolti, più sicuri di sé, vi aiuta proprio nella vita di tutti i giorni. Quindi devo dire che è un progetto assolutamente positivo e che
non so, dovrebbe essere riproposto magari in più ambiti. Speriamo, tra virgolette, che non c'è bisogno di farlo online, magari ci sarà possibilità di svolgerlo direttamente. In presenza. Per questo qui a Bellerì, proprio prendendo spunto da questa cosa, stiamo progettando insieme ad altre società sportive delle, come posso dire, non stazioni, dei siti dove poter svolgere attività motorie all'aria aperta. È una condizione anche, no? Necessaria. Antonello, scusa, mi Sì, perfetto. mancano poco più di 3 minuti. Se Ah, vogliamo far bene. parlare qualcun altro, grazie. Esattamente, Grazie. grazie, Grazie, grazie. Ok. grazie infinite. Chi è che prende la parola? Prego, Posso parlare io che l'altra volta ero assente? prego, prego, Mi prego. presento, Mauro Dummolo. Voglio essere Prego, buonasera. molto, molto veloce, buonasera. Grazie. Sì, comunque questo progetto in effetti è un buon progetto che a me personalmente in effetti mi ha stimolato a fare qualcosa in più di quello che già facevo. Diciamo che gioco a tennis, cammino, eccetera, eccetera. Però alcuni esercizi, alcune cose che praticamente avevo abbandonato e le ho riprese e le sto facendo. Chiaramente con i miei acciacchetti articolari, tra ginocchia, spalle, schiena, eccetera, qualche esercizio non lo posso fare, l'ho modificato, ma comunque è sempre molto valido. Ringrazio tutti di questa, soprattutto l'organizzatore, il professor Cilia, il Grazie. professor Paolo Pirro, perché è stato veramente uno stimolo a fare qualcosa di più. Tutto qui. Grazie. Grazie, grazie Antonello, grazie infinite, Grazie. grazie, grazie di cuore. C'è la signora Pochesi che ha qualche minuto? Sono 2 minuti abbiamo. Sì, c'è la signora Pochesi o c'è l'avvocato? No, va bene. Allora, se c'è Mauro, 1 minuto Mauro e Sì, 1 minuto. buonasera, scusi, sono Patrizia Pochesi, c'è Buonasera. l'avvocato che mi Buonasera, chiede. buonasera dottoressa, eccomi qua. Prego. Buonasera, c'è l'avvocato Bellardini, che Bene, non so se sia. avvocato. Antonella, eccola. Sì, devi accendere il Mi microfono. devo accendere il microfono. Ah, io dico, aspetti che lo andiamo a In dire. basso a sinistra. Sì, lo sa, però forse si è un po' confusa. Intanto, se vogliamo dire qualcosa, che abbiamo pochissimo tempo. Sì, bene, forte. Allora, guardi, va bene, intanto comincio io. Voglio ringraziare tutti per l'opportunità, in particolare oltre al professor Pirebbe, al professor Civia, Mauro Simonetti, con cui ho una lunga amicizia, le signore del CIF, che sono over 65, doppiamente over, hanno eseguito parte degli esercizi con estrema diligenza. E sono contente, certo, non li hanno potuti eseguire tutti perché avevano problemi di salute, però per loro è stato uno stimolo importante. Quindi vi ringrazio veramente di cuore per l'opportunità che ci avete offerta e quindi siamo disponibili a continuare a collaborare anche nei prossimi anni se farete, se proporrete delle iniziative simili. Grazie, grazie tanto. Grazie, grazie a Grazie. lei, grazie a lei, Prof, grazie a lei. dobbiamo finire perché non so, sono rimasti pochissimi secondi. Bene, possiamo allora chiudere dando un grandissimo grazie a tutti voi. Sono veramente lieto per quello che avete detto e cercheremo di continuare con grande entusiasmo, stima ed amicizia per tutti voi.